Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. È da un po' che non faccio assaggi ed è arrivato il momento di assaggiare alcuni nuovi gusti che ho trovato di Pringles. Due li ho acquistati tramite Amazon, ve li avevo spoilerati prima di Natale o a Natale proprio. Dal momento in cui li ho trovati su Amazon e me li sono fatti arrivare, sono comparsi magicamente anche nei negozi in Italia, non in tutti ovviamente, ma li ho visti in qualche supermercato. E ho trovato anche il terzo gusto, che appunto sarà protagonista di questo assaggiamo. Vi ricordo che se siete interessati ad un gusto in particolare, qua sotto ci sono i capitoli, quindi potete saltare da un gusto all'altro. Direi di cominciare con calma e quindi con il gusto, quello non piccante. Le prime sono le Pringles al gusto Emmental. Vedete anche che queste qui sono appunto nuovissime con il nuovo logo. Vi faccio vedere la confezione, appunto vedete il nuovo logo, il fatto che sono all'Emmental più un bel disegno. Come al solito vi faccio vedere sia gli ingredienti nella parte italiana, sia le informazioni nutrizionali e in questo caso ci aggiungono come informazione che è fatto con olio di girasole. Direi di non aspettare oltre, andiamo a stappare e a togliere la plastichina qua sopra, se ce la faccio come al solito. Ok. Allora, il profumo promette decisamente bene. Andiamo a togliere. Allora, devo ammettere che il profumo promette bene. Ve le faccio vedere, ovviamente la forma è sempre la stessa. Qui sono un pochino più gialline, forse. C'è una polverina tendente un pochino più al giallino per quanto riguarda appunto la patatina. Assaggiamo. Molto formaggiose, devo dire. Effettivamente sanno di formaggio, magari non è Emmental, però effettivamente sono fedeli a quello che è il gusto, quindi sanno decisamente di formaggio, un pochino come le Fonzies, mi pare che siano comunque al gusto formaggio, quindi non sono molto diverse appunto dalle Fonzies come gusto. Alziamo l'asticella, passiamo al grado di piccantezza intermedio, quindi passiamo alle Flame, gusto spicy barbecue, e ci sono due peperoncini sulla confezione, quindi immagino che sia il grado di piccantezza. Anche in questo caso vi faccio vedere la confezione. Come vedete, in questo caso c'è il logo, ancora quello vecchio. Appunto, come vi dicevo, sono il gusto Flame spicy barbecue con appunto due peperoncini e una bella patatina con le corna, appunto, che ricorda un pochino l'inferno. Come al solito gli ingredienti in italiano e poi i valori nutrizionali e qualche altra informazione che potrebbe tornarvi utile, tipo il fatto che sono vegetariane ma non vegane. Bando alle ciance, queste qui in realtà sono abbastanza abituata al piccante, quindi non dovrei morire con queste, perlomeno le altre mi preoccupano un pochino di più. Apriamo. Allora, ve ne trovo una bella intera per da farvi vedere, che non un pochino smangiucchiata, e vedete che un pochino di rosso c'è effettivamente, e effettivamente sa, anche solo al profumo si sente una sorta di retrogusto, un po' da peperoncino, eccetera. Assaggiamo. All'inizio si sente tantissimo il barbecue, però poi mandando giù si sente da morire il piccante. Per quanto mi riguarda non è eccessivo, nel senso che riuscirei a mangiarmene ancora qualcuna di queste qui, però decisamente potrebbe dare fastidio. Uno come mio fratello muore alla prima patatina perché lui piccante non lo sopporta. Per cui se fate attenzione, se le trovate deve piacervi abbastanza il piccante. Adesso passiamo quindi al terzo e ultimo gusto, quelle che mi preoccupano di più, ovvero
le flame al gusto cheese and chili, e qua vedete già che ci sono tre peperoncini, quindi un grado di piccantezza in più. Come al solito vi faccio vedere un pochino più da vicino il packaging. Come vedete, anche in questo caso logo quello vecchio, flame extra hot con tre peperoncini, cheese and chili. Vi faccio vedere anche gli ingredienti in italiano, come al solito, le informazioni nutrizionali e un po' di informazioni aggiuntive. Mi sono dimenticata di dirvi che in questo caso, mentre nell'altro caso le corna della patatina erano gialle, in questo caso sono belle rosse. Quindi andiamo a scavicchiare la confezione. Queste sono strane. Devo essere sincera, me le aspettavo un po' diverse. Adesso ne trovo una intera, perché anche in questo caso sono un po' a pezzi, ma d'altronde sono state recapitate da Amazon. E io me le aspettavo decisamente più rosse, ma il fatto che sono anche al gusto formaggio probabilmente un pochino inganna il colore. Assaggiamo. Decisamente inganna. Io ho ancora un po' di peperoncino dato dalle altre, però effettivamente subito all'inizio si sente un sapore come quello delle patatine all'emmental, che appunto ricorda il formaggio. Adesso deglutendo però vi dico, si sente effettivamente il piccante, non è eccessivo, devo essere sincera. Forse le altre sono un pochino più piccanti, mi hanno dato un pochino più fastidio, quindi vedete voi se azzardare a provarle o meno. Anzi, quasi quasi ne provo un'altra, vediamo se... No, la sensazione è sempre quella. Quindi, devo essere sincera, secondo me queste qui sono meno piccanti delle altre. Quindi, a me piacciono lo stesso, deve piacervi ovviamente il piccante. Probabilmente in questo caso c'è il formaggio che smorza un pochino la piccantezza, perché altrimenti non me lo spiego il fatto che appunto queste qui hanno tre peperoncini, dovrebbero essere più piccanti, ma appunto le altre secondo me sono decisamente più piccanti. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, nel caso lasciate un like e lasciate un commento qua sotto se pensate di assaggiare almeno uno dei tre gusti che ho provato. E nel caso se avreste il coraggio di assaggiare le patatine, quelle super piccanti. Se non siete iscritti, mi raccomando, iscrivetevi e attivate anche la campanella in modo tale da ricevere una notifica ogni volta che carico un nuovo video. Qua sotto in descrizione trovate il link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Non mi resta che salutarvi e come al solito vi do appuntamento al prossimo video dicendovi have a nice life.